Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Mondo Virtuale Official Channel. Sono il vostro amichevole cuoco barra videomaker Dalm e siamo tornati con un nuovo episodio di In Cucina con Dalm. Lo aspettavate da tanto, ormai l'estate è finita, comincia quella stagione in cui i brodini un po' con la pastina fa sempre bene, però non a tutti piacciono. Ma se prendiamo di ispirazione il manga di un manga in generale, come avrete potuto capire dalla mia fascia e dalla miniatura del video, oggi si parla di Naruto e Naruto è un amante del ramen. Quindi oggi facciamo un po' di brodino e vi faccio vedere un po' il procedimento per fare i vari passi, i vari processi di marinatura e quant'altro dei vari ingredienti, ma spieghiamo prima di tutto il brodo. Premetto che questa ricetta che porterò oggi non rispecchia al 100.000% quella che mangereste in Giappone. Mi sono dovuto arrangiare con qualche ingrediente diverso per avvicinarmi il più possibile al risultato originale, però è una ricetta che ha delle radici profonde in Giappone ed è un po' come gli americani quando cucinano la carbonara. Quindi cercherò di essere il più preciso possibile dandovi delle informazioni più fedelmente alla ricetta originale. Per il brodo abbiamo bisogno di un po' di ingredienti. È il classico brodo di pollo, in Giappone lo fanno anche di alghe, chiamato dashi, oppure con le ossa di maiale, questo è un po' più preferito. Io lo faccio di pollo, quindi abbiamo due cosce di pollo di media dimensione, abbiamo delle alghe secche, alghe kombu secche, circa un 10 cm di alghe, una carota, un sedano e un porro. Fare il brodo è semplicissimo, questi sono gli ingredienti per circa 2-3 litri di acqua. Si tagliano le verdure, si buttano nell'acqua e si lascia bollire per qualche ora. Bisogna stare attenti alla schiuma, quindi quando si forma la schiuma con un mestolo forato cercare di toglierla e buttarla via. E una volta finito di cuocere il brodo si filtra e si tiene da parte. Il brodo è semplicissimo, lo fanno anche le nonne, ve lo possono spiegare, è una cavolata. Però c'è un ingrediente che mi ha messo veramente in difficoltà la prima volta che ho provato a fare il ramen, ovvero le uova sode giapponesi per il ramen. Non sono delle uova di qualche stormo migratore che dall'Europa va in Asia, no, sono uova di gallina semplicissime, però è il processo di marinatura quello che le rende particolari, perché sono delle uova cotte, sode, ma non del tutto, nel senso l'albume è sodo ma il tuorlo all'interno rimane cremoso. Poi una volta cotte vanno private del guscio, vanno sgusciate e messe all'interno di un sacchetto con degli ingredienti che servono per farle marinare da 18 a 24 ore. Dà un sapore molto particolare alle uova perché vanno anche immerse con questo liquido a base di acqua e salsa di soia con dello zenzero, però vi spiego un attimo con calma gli ingredienti. Abbiamo 200 ml di acqua, 50 ml di salsa di soia, servirà un cucchiaio da tavola di mirin, ovvero una bevanda alcolica a base di riso, un cucchiaio di zucchero di canna, 3 cucchiaini da tè di zenzero e 2 spicchi d'aglio. Io ne ho preso uno che però è bello ciccione. Queste sono le dosi per 4 uova. Vediamo insieme come fare. Prima di passare alle uova, un altro paio di nozioni riguardo il brodo. Lo lasciate cuocere per un paio d'ore circa e non salatelo, perché poi vi mostrerò come andare a insaporirlo. Per la preparazione delle uova dobbiamo munirci di un pentolino, riempirlo di acqua e metterlo sul fuoco. Quando l'acqua inizierà a bollire si possono mettere dentro le uova e contate circa un 6-7 minuti e mezzo, non di più mi raccomando, non di meno, perché se di meno rischiate di avere l'uovo crudo, se di più diventa un uovo sodo. Aiutandoci con una ciotola mettiamo i 200 ml di acqua, i 50 ml di salsa di soia, poi prendiamo un cucchiaio da cucina e ci mettiamo un cucchiaio di mirin, ovvero di vino di riso. Ecco fatto. E un cucchiaio di zucchero di canna. Poi prendiamo, se non ce l'avete non importa, ma bisognerebbe tritare l'aglio. Io ho lo schiacciaglio che mi fa l'aglio perfetto. Lo zenzero lo peliamo e poi lo grattugiamo. Un
Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, gli diamo una mescolata e per marinare le uova ci faremo aiutare o dai voi potete usare i classici cookie gelo più, i sacchetti che sono abbastanza, tengono abbastanza, però mettete magari il sacchetto una volta chiuso dentro a una scodella e poi mettetene in frigo. Io farò uso di queste borsettine un po' abbastanza più, molto più resistenti, che hanno anche l'apertura diciamo ermetica. Quando i 7 minuti sono finiti possiamo prendere le nostre uova, andare a buttare l'acqua calda e dobbiamo immergerle nell'acqua fredda. Potete lasciare andare l'acqua corrente dentro alla pentola, oppure appunto immergerle in acqua, in una bacinella, una piccola pirofila di acqua, una bacinella di acqua con del ghiaccio, e le lasciamo un pochino. Mentre le sgusciate fate molta attenzione a non rompere il bianco dell'uovo, perché potrebbe uscire il tuorlo qualora fossero cotte bene. Quando le avete spellate, una a una le infilate dentro al sacchetto con la marinatura. Chiudete il vostro sacchetto ermeticamente e lasciate le uova a marinare circa dalle 18 alle 24 ore in frigorifero. Con la magia del montaggio abbiamo finito di preparare brodo, uova, eccetera. Sono passate 24 ore, quindi le uova sono perfettamente marinate. Poi andremo a vedere se il cuore è rimasto morbido o se ho fatto la cappellata della vita. Però siamo giunti in quel momento del video in cui si va ad assemblare un po' il tutto. Mettiamo a bollire il brodo. È un po' come una vecchia Mustang del 50.000 avanti Cristo che non parte niente. È partita. E l'acqua a parte, perché vanno cotti a parte, l'acqua dei noodles, come potete vedere sul tavolo. Ho preso 4 nidi di noodles, di riso, e no, di noodles all'uovo, e andiamo a accendere anche il pentolino dell'acqua. Stanno succedendo un po' di cose in questo momento, l'universo è contro di me, però vado ad illustrare gli altri ingredienti, non perdiamoci in chiacchiere. Abbiamo della porchetta. Perché la porchetta? Perché allora in Giappone usano un tipo di carne di maiale che ricorda molto la porchetta. Io ce l'ho a fette, diciamo da affettato, però andrebbe meglio quella a fette belle spesse, quella proprio da panico a porchetta, bea cicciona. Abbiamo del surimi di granchio, anche qui c'è una piccola nota a piedi pagina. Il surimi è molto importante per il ramen. Perché? Perché il surimi, quello famoso del ramen che qua non si trova, non so se si trova da nessuna parte, è quello a forma di fiore bianco con all'interno una spirale rosa. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, nel logo di Naruto c'è questa spirale rosa nello sfondo, appunto perché Naruto piace il ramen. Naruto è il nome del surimi, quindi quel tipo di surimi si chiama Naruto ed è un po' introvabile, quindi ho avviato verso un tipo di surimi un po' più trovabile dalle nostre parti. Abbiamo dei germogli di soia ben lavati, mi raccomando, e un cipollotto da tagliare poi fresco. Passiamo un po' allo stagliuzzamento delle cose. E poi si potrebbe già fare la prova delle uova. Speriamo bene, andiamo ad aprire il sacchettino. Tiriamo fuori una. Come vedete il colore delle uova ha preso il colore della salsa di soia, quindi sono delle uova scure scure. Ora, se il tuorlo è rimasto morbido l'abbiamo fatta, se no ho cotto troppo le uova. Una via di mezzo, è rimasto leggermente morbidoso, ma è anche un po' cottino, un po' troppo cotto. L'ho lasciato qui 10 secondi in più che non andavano lasciati, ma insomma, bene così, non importa.
Vi avevo accennato dell'insaporimento del brodo, non dovevate salarlo, mi raccomando non fatelo, perché io uso questo, il miso di riso. È una pasta, tipo un pesto, che è a base di sale, di alghe e di riso appunto, ed è molto molto saporito, e se ne mette un cucchiaio nel fondo della ciotola prima di versarci dentro il mestolo di brodo, quindi che poi va disciolto chiaramente, e quindi si insaporisce già così. I noodles stanno cuocendo, li ho buttati nell'acqua per 4 minuti, acqua non salata, e ovviamente leggete sulla confezione il minutaggio che serve per cuocere. Il brodo sta quasi bollendo, quindi direi di mettere quel cucchiaio di mirin all'interno della ciotola. Eccolo qua, vedete com'è bello pastoso. E ora che il brodo è pronto, io lo prendo e ci versiamo qualche mestolata. Eccolo qua. Profumo. Andiamo a disciogliere il mirin, il miso, scusate, continuo a sbagliarmi, ormai avrete visto 800 asterischi. Vedete com'è venuto bello scuro. Tagliolini cotti, li scoliamo. Allì. E andiamo ad adagiarli all'interno della scodella. Io lo faccio con le bacchette, anche se sono viscidini, quindi scivolano. Devono fare da letto, da sostegno per gli ingredienti che poi andremo a metterci sopra. Quindi cercate di disporli in modo che siano il più orizzontali possibile. Ora ci mettiamo gli ingredienti. Allora, ci mettiamo le fettine di porchetta. Qua ci mettiamo le uova. Giusto un paio, perché sennò qua diventa, la situazione diventa pesante. Ci mettiamo il surimi e il cipollotto in cima. Con i germogli di soia che possiamo mettere a fianco. All'assaggio, amici, ho messo anche la seconda camera di fianco per poter riprendere anche al meglio la composizione. E io vado. Saporito, giusto. Il brodo ha preso quel sapore del miso, che senza brodo ha un odore molto forte, però è praticamente perfetto senza averci messo il sale. I noodles sono cotti bene, quindi poi c'è quello che c'era scritto sulla busta, insomma, va bene. Facciamo un po' di casino. Vedi, porchetta. Ha funzionato, amici. Ha funzionato. Ho tutta la barba sporca di brodo. Assaggiamo le uova marinate. È proprio quel sapore in più che va ad arricchire il ramen, perché c'è quell'aroma fortissimo di zenzero che dà vita. Buono! Questo ramen è uscito bene! Approved! Ragazzi, io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Challenge sia su Facebook che su YouTube. Con un colpo di mestolo attivate la campanella, così facendo resterete sempre aggiornati in temporale sull'uscita dei nostri video. Siamo su vari social, Maga ha anche il 15% di sconto su Pampling se usate il suo codice DEMAGA. Io
3-4 volte a settimana faccio live su Twitch, quindi vi aspetto e siamo su Instagram, Facebook, Telegram, eccetera. E ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!